L'evento di Toscana In mi ha dato l'opportunità di venire a parlare qui a Firenze del mio progetto di stampa tridimensionale applicato sulla scala dell'architettura. Ho avuto l'opportunità di incontrare persone che mi assomigliano, persone che hanno negli occhi lo sguardo di chi ha delle idee che vuole materializzare, mettere in pratica, mettendo in campo tutte le proprie risorse perché abbiamo una vita che dobbiamo indirizzare verso uno scopo. Verso una, darle un senso. E il motore primo di tutte le nostre azioni è la passione che riponiamo in tutte le applicazioni tecniche che poi servono a materializzare i nostri sogni. Quindi il messaggio che io posso dare a chiunque intenda inventarsi un nuovo mestiere per trovarne e ricavarne da vivere è quello di essere affilati e come delle spade per avere la forza di penetrare attraverso la soluzione dei problemi e avere anche la massa e la forza d'urto della determinazione, del piglio, della cattiveria per riuscire a portarla in fondo. Quindi due aspetti che riguardano il riuscire nel proprio progetto. L'elemento di punta che è la forza dell'idea e la costanza nell'applicazione, nella sua realizzazione giorno per giorno, quant'altro anche se ci vogliono degli anni per riuscire a portarla in fondo. Allora avremo dato una ragione alla nostra esistenza e un'opportunità, e dato un'opportunità di vita per noi e di condivisione anche con gli altri e tutto questo è buono, è buona cosa per noi, per tutti quanti. Questa sera io ho presentato la mia stampante tridimensionale per architettura che si chiama D-Shape. Una nuova macchina, un nuovo sistema di costruzione che permette di realizzare oggetti digitali di forma libera e quindi componenti architettonici di dimensioni importanti realizzati in roccia. Ho presentato le attività che facciamo attualmente, che sono focalizzate sulla realizzazione di componenti edilizi per l'industria dell'ingegneria marittima e quindi le applicazioni dedicate al restauro costiero, le barriere coralline artificiali, che rappresentano per lo stato dell'arte la nostra tecnologia, il mercato per noi più vicino ed abbordabile, sia in termini di valore aggiunto che di libertà di realizzativa che altri sistemi non hanno. Il nostro programma attuale è quello di smettere di fare gli inventori e di smettere di fare i sognatori e di creare una piattaforma di impresa che ci permetta di finanziare le nostre idee. Quindi intendiamo sviluppare delle macchine perfezionate rispetto a quelle realizzate sinora, che sono dei prototipi, e quindi il nostro sforzo in questo momento è dedicato alla raccolta di importanti finanziamenti, stabilendo delle partnership in alcune parti del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, per realizzare delle stampanti mutuate da quelle che ho fatto sinora, ma che abbiano dei requisiti di affidabilità e di produttività. E di industrializzazione all'altezza delle aspettative di chi possa comprare una macchina del genere.